Gemma Galgani consola una fan, le dolci parole. Gemma Galgani e le dolci parole per la fan addolorata. E la protagonista indiscussa del Trono Over di Maria De Filippi, nel suo programma pomeridiano dedicato all'amore senza età, Gemma Galgani, nel corso della sua partecipazione allo show di Canale 5, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico da casa, che le scrive sul suo profilo Facebook per farle i complimenti e chiederle consigli. Ma c'è anche chi le scrive per confidarsi ed avere qualche parola di conforto. Cara Gemma e, ieri ho dovuto addormentare la mia amicina e ho sofferto e ancora soffro, mi manca da morire, le scrive una fan, sul profilo pubblico di Gemma Galgani. Gemma, che è da sempre molto sensibile sul tema degli animali, ha da poco perso il suo gatto, non poteva ignorare un messaggio così significativo per lei. Non ti posso dire nulla di più perché le parole non servono. Cerca di uscire e di riempire il vuoto come puoi. Ha risposto la dama del Trono Over alla ragazza. Gemma Galgani vicina al dolore di una sua fan. Negli scorsi giorni la dama più famosa del Trono Over, Gemma Galgani, ha ricordato il suo vecchio amore Piripicchio, il gatto che per tanti anni le ha tenuto compagnia, regolando le forti emozioni e tanto tanto amore. Oggi, Gemma Galgani, si ritrova a consolare una fan che ha avuto la sua stessa disgrazia, la perdita di un animale domestico a cui si è affezionati. La protagonista di Uomini e Donne non poteva di certo restare indifferente di fronte a tale dolore, dolore che conosce bene visto che le è toccato superare lo stesso trauma. Io ho avuto un grande aiuto, quello della mia amica Paola, e non lo dimenticherò mai, si confida la dama del Trono Over di Canale 5, mentre consola la sua ammiratrice sul suo profilo Facebook.